nessuno! Vi prego! Grazie, grazie. Stai bene? Penso di sì. Non mi hanno fatto niente, a parte lo spavento. Gaglioffi! Che cosa volevano da te? I soldi, ma ne ho pochi, così hanno deciso di punirmi in questo modo. È buffo. I miei attrezzi e arnesi valgono un mucchio di soldi per le persone giuste. Comunque, è meglio che mi rimetta in viaggio. Manca ancora parecchio alla prossima locanda. Ti ringrazio ancora dell'aiuto. Non hai una casa? No. Ero un orgoglioso cittadino di Boston fino a qualche tempo fa, ma non simpatizzo molto con Sua Maestà e, insomma, i lealisti mi hanno cacciato dalla mia stessa falegnameria. Molti da queste parti avrebbero bisogno dei servizi di un mastro falegname, se cerchi un posto dove stabilirti. Ah, davvero? Un'idea allettante. Diavolo, vuoi aiutarmi? Come state? Tu cosa dici? Ah! Che ti è successo? Cacciatori nei boschi. Volevo allontanarli. E questo è il risultato. Vieni, devo dare un'occhiata al braccio. E che mi dici di quegli uomini? Possono aspettare. La ferita invece no. Credi di riuscire ad arrivare alla casa? Sì. Mi ha colpito solo di striscio. Come ti chiami? Miriam. Vivi qui vicino? Ah, non ce l'ho una casa io. Sono alla frontiera da quando ero bambina e vivo all'aperto fin da allora. Mi fermo dove la terra è più accogliente. Una scelta assai strana per una donna delle colonie. Niente affatto. A dire il vero, o questo, o il convento o il bordello. Preferisco l'aria aperta. Connor, cosa stai facendo? Quei cacciatori vanno fermati. Ho visto i bastardi dalla mia posizione.
Raggiungila e vedrai che riuscirai a trovarli anche tu. Usa il dardo da corda, se puoi. Fa un po' di pratica. Johnson aprirà ai cacciatori uno di quei terreni Mohawk che ha comprato. Potremmo diventare molto ricchi lassù. Dicono che lascerà tagliare la legna. Per chi ha comprato la terra, non vuole le pelli e la legna. Non so, non mi importa, sai. Stiamo attenti in queste cose. Dove siete, amici? Sparare alle donne nella foresta è una pratica comune dalle tue parti? No, io... Piantala! Vattene! Riferisci ai tuoi compari cos'è successo qui. Grazie, Achille. Sei la benvenuta qui. Perché quelli ti hanno attaccato? Sanno tutti che qui ci sono tante prede. Ho visto quegli uomini mentre venivo a chiedere il permesso di cacciare qui. E ho detto loro di fare lo stesso. Non ho alcun diritto su questa foresta. Puoi cacciare qui attorno, se vuoi. Ma apprezzerei che scambiassi quello che hai in più con gli altri. Va bene. Accetto.
Connor, stavo pensando che il tempo in cui viviamo verrà studiato con attenzione dalle generazioni future, a prescindere da come finirà. Pertanto, mi sembra utile annotare le vicende della tenuta in una sorta di diario che racconti come vive la gente in questo delicato momento, per offrire un ritratto dettagliato. Cosa ne pensi? Quando avrò un momento, lo farò. Molto bene. Questo che ti meriti, ribelle! Vi prego! Basta! Sentite quella troia! Bestie! Fermi! È questo che ti meriti, ribelle! Ah! Cos'è accaduto? Volevano che il raccolto andasse alla corona. Warren invece no. Hanno ucciso gli animali, sparso sale nei campi e trascinato noi fuori. Il resto lo sai. Non posso darti nulla per ringraziarti, straniero. Nulla ci rimane. Forse però c'è qualcosa che potreste fare. Qualsiasi cosa. Vivo in una piccola comunità non molto distante. La terra è ricca. Alle persone con cui vivo servono verdure fresche, grano e mais. Se ricostruirete la fattoria, farete affari. Tu ci ridai speranza. Verremo di certo a vedere. Grazie. Grazie, amico mio. Avevano bevuto troppa birra e non gli piaceva come parlavo. Chiacchieravo solo con quella ragazza. Il tuo accento non è familiare. Da dove vieni? Vengo dal nord, provincia del Quebec. E cosa ti porta a Boston? Io sono un minatore, ma è difficile trovare lavoro. La gente non mi dà retta per via dell'ascelto. È stata la fortuna a mandarti. Provengo da un villaggio a nord a poche miglia da qui. C'è una miniera abbandonata. Non so bene cosa contenga, ma potrebbe essere ciò che stai cercando. Verrò a darci un'occhiata. Se trovo qualcosa di buono, si può fare. Thank you.
Connor! Grazie a Dio sei qui. Prudence è sparita. È uscita a raccogliere delle cose e non è più tornata. Sono preoccupato. E se si è ferita? La troverò. Il cane può aiutarci a cercarla. Ha un buon fiuto. Vieni, bello! Esce a raccogliere enotere quasi tutte le sere. È fissata con l'olio che se ne ricava. Ora ne ho abbastanza. Non capisco proprio perché ne vuole così tanta di quella roba. Dove sei?
passata di qui. Deve essere vicina. Dobbiamo dividerci e perlustrare l'area. Grazie di cuore, Connor. Non voglio pensare a cosa sarebbe accaduto se non fossi arrivato tu. Ho visto un bel prato di enotere e l'orso è uscito dalla foresta ed è corso verso di me. Perché raccogli le enotere? Beh, è da tanto tempo che io e Warren cerchiamo di avere un bambino. Ho letto che le enotere aiutano la... Prudence! Tutto a posto, amore. Sto bene, grazie a Connor. Grazie, Connor. Davvero. Puoi fare un po' più di rumore? Ho messo una trappola per un puma che ho visto. Quella bestiaccia me ne ha già rotte due. Se ho visto bene, ha il pelo bianco, roba da matti. Ne pagherebbero una fortuna per quella pelle. Non ho mai visto un puma come quello. Mi piacerebbe aiutarti. Allora ti seguo. Fa silenzio. Trovato tracce? Guarda che impronte enormi. Meglio sparare a colpo sicuro. Ti piace la carne fresca? Sembra che la preda sia morta da poco. È vicina. Eccolo! Non avremo una seconda possibilità. Dai, Connor, se non lo prendiamo sparirà. È un'occasione unica, muoviti! Scommetto che siete qui per il mio amico. Avevo portato fuori un carico e lui è entrato. Per fortuna io non c'ero. Davvero? Cosa ne pensi, Miriam? Snida e spara. Non rispondarsene. Uno di noi entra per attirarlo fuori e l'altro lo aspetta qui e gli spara.
Entro io. Bel colpo. Grazie, Miriam. Signore, gradite un sorso di birra o del pane e formaggio? Connor, lui è Oliver e lei è Corinne, a persone meravigliose. Ollie, lui è Connor, l'uomo di cui ti parlavo, il signore della villa. Stavamo passando di qui quando abbiamo visto i vostri servitori. Avevano sete e noi avevamo qualche barile e... Non sono un signore e loro sono amici, non servitori. Che cosa vi ha condotto sulla strada con un carro di liquori da vendere? Eravamo osti, poi il re ha requisito la locanda per qualche questione militare e ci ha lasciato con le chiappe all'aria. Dovreste stabilirvi qui. Ci servirebbe una locanda. Buona idea! Lo faremmo, ma servirebbe un edificio adeguato e ci vogliono soldi. Un locale come il vostro farebbe piacere a tutti. Parlerò con i miei amici al mulino e vedremo se possiamo costruirne uno. E se ci riusciamo, vi piacerebbe rimanere stabilmente qui? Ma certo, Ollie! Una nuova locanda! Che succede, Connor? Ti ho visto inseguire un tale. Stava cercando di derubarvi. Ci ho pensato io. Cosa? E le donne? Stanno tutte bene? Avresti dovuto essere là. Cosa? Dovevi tornare indietro. Ci avrei pensato io. Da quando un ranocchietto come te sa cavarsela da solo nella boscaglia? Se Diana è ferita, giuro che sarai tu.
Questi dovrebbero bastare. Grazie. Non te ne pentirai, Connor. È una promessa. Signor Connor! Signor Connor! Papà e Godfrey litigano! Ti faccio pezzi, babbeo! Ti meriti una ripassata! Ti do una svegliata a suon di pugni! Ti schiaccio! Ti meriti una ripassata! Ti do una svegliata a suon di pugni! Ti meriti una ripassata. Ti meriti una ripassata. Ti schiaccio! Ti do una svegliata a suon di pugni! Ti meriti una ripassata! Ti do una svegliata a suon di pugni! Ti do una svegliata a suon di pugni! Avanti, farabutto! Ti spedisco nel mondo dei sogni! Avanti, farabutto! Avanti, farabutto! Hai avuto quello che meritavi! Stai bene? Non c'è motivo di litigare. Ah, testa bacata! Tra un attimo si calma, gli serve solo un po' di tempo.
Non sei arrabbiato, Godfrey? Io? Ma va! Terry si è fatto prendere dalla rabbia e non ho voluto che la passasse liscia. Va tutto bene, si calmerà. Non che il piccoletto potesse farmi granché. Vi capita spesso? Ah, stavo giusto dicendo a Lens che potrei regolarci il calendario. Niente di preoccupante, Connor. Ma grazie per l'interessamento. Connor, vieni di sotto con me. Devo cercare qualcos'altro da appendere? Tranquillo, vedrai che la cosa giusta arriverà da sé. Come vuoi. C'è una cassa in una grotta ai margini della proprietà. Potresti andare a prenderla? Ci andrei io, ma ho le ossa troppo vecchie per certe imprese. Porta con te, Norris. L'entrata della grotta è bloccata da alcuni grossi massi e dovrete aprirvi la strada in qualche modo.
Norris, sto andando a prendere una cosa per il vecchio e mi ha detto che dei massi potrebbero sbarrarmi la strada. Sì? E prendo gli esplosivi. Miriam è davvero notevole. Una donna non comune, non c'è dubbio. Ottima tiratrice. Ha fatto fuori quel pugno. È forte, capace. Non ce l'ha un marito? No, non che io sappia. Non ho mai incontrato una donna come lei. Vorrei conoscerla meglio. Allora dovresti parlarle. Potrei provarci. Ehi, non frussare. Rischi di bagnare le polvere. Pensi che le piacciono i francesi? Adesso capisco perché mi ha detto di portare anche te. Nessun problema, lo facciamo saltare. A te, caro. Giù al riparo. Ah, ottimo lavoro! Grazie. Di nulla. Ci è mancato poco.
Ho quello che volevi. Ma devo sapere chi lo ha nascosto là e a che scopo. Io scelsi un luogo che solo io potevo raggiungere. Ma è stato tanto tempo fa. E di chi sono questi? Queste sono le vesti del primo assassino che raggiunse le colonie. Connor! Norris? Conosci Miriam? Certo. Che cosa le piace? Vorrei farle un regalo. Non saprei. Va bene. Ne parlo con Prudence. Potrebbe essere d'aiuto. Prudence. Buongiorno, Connor. Norris cerca di corteggiare una donna. A voi donne cosa piace ricevere come regalo? Un bel mazzo di fiori a me fa sempre felice. Chi è la fortunata? Per ora meglio non dirlo. Giusto. I fiori migliori si trovano in cima al dirupo a nord-ovest. Il sole li fa crescere grandi e belli. Thank you.
Chris, sei lì dentro? Sì. Ah, ripasserò più tardi allora. No, no, va bene. Questo cos'è? Prudence mi ha consigliato un bel mazzo di fiori. Davvero? Sei sicuro? Mi sembra strano. Connor, partita a bocce? Non credere di battermi! Vedo che avete fatto pace. Oh, certo, litighiamo sempre per questo o per quello, ma il più delle volte il problema si risolve da sé. È stata la paura che avessero fatto male alla mia famiglia a farmi imbestialire. E poi, Terry sa che se fa botte con me perde. Come osi? Ecco perché ha costruito questo campo, così può battermi in qualcosa. Ma non ce la fa, vero Terry? Stavo vincendo, ma è arrivato Connor. Sì, come no? Sono soddisfatto. Ben fatto. Una vittoria meritata.
dovrebbe andare. Forse un'altra volta. Mi dispiace per te. La prossima volta vincerò io. Esito infelice.
vuoi dire tu, amore? Sono incinta. Congratulazioni. Lo volevamo da tanto tempo. Ma c'è un piccolo problema, purtroppo. Qui intorno non ci sono dottori. Allora ne troveremo uno. Ne conosco uno che potrebbe venire fino a qui. Il dottor Lyle White. È da molto che non lo vedo, ma puoi provare nella sua vecchia casa di Boston. Dottor White? No, è l'imbecille ubriaco dietro l'angolo. Se riuscite a svegliarlo, ditegli che mi licenzio. Lo odiano tutti. Non voglio finire invischiato, ho una famiglia. Dottor White? Sì? Mi chiamo Con. E cosa volete da me? Un'altra frase da mettere sui manifesti per farmi odiare? Devo farvi un'offerta. Non sapete chi sono? Sono il dottore che gli inglesi hanno diffamato per tutta la città. Dottor Morte, no? Ho avuto il vostro nome da due amici, Warren e Prudence. Prudence è incinta e serve un medico. Prudence è incinta? Ha! Erano anni che ci provavano. Forse andarmene da Boston mi farà bene alla salute.
Connor, hai un momento? Cosa c'è, Prudence? Mi sento stupida a chiederti una cosa così, ma Warren ha portato il raccolto al mercato di Boston. Potresti radunare tu gli animali. Io ci ho provato, ma nelle mie condizioni mi viene il fiatone. Ma certo, ci penso io. Hop, hop! Di qua! Non di lì! Sono veloci! Ah, che cosa mi tocca fare? Forza, nel recinto! Hop, hop! Di qua! Non di lì! Grazie, Connor. Io non ci sarei mai riuscita. È stato un piacere. Stai bene? Sì, e non potrei essere più felice. Io e Warren abbiamo atteso a lungo questo momento. E non ci crederai, ma non potevamo trovarci in un luogo più adatto. Calma. Ho sbagliato regalo. È andata male, i fiori non le sono piaciuti, li ha buttati via. Ma Prudence era sicura? Lo sapevo che Miriam non era un tipo da fiori. Allora vedrò di risolvere il mistero, Norris. Va bene, ti prego, non farti vedere da lei. Penserà che sono matto.
Connor, ma perché giri per il mio campo? Potrebbe piacere un coltello nuovo. Quella lama ha perso il filo. Posso aiutarti? C'entra per casa Norris. Norris, ho guardato nel suo campo e credo le serva un coltello da caccia. Quello che usa ormai è da buttare. Ah sì? Mi sembra il regalo giusto per lei. Ci penserò. Grazie.
serve il tuo aiuto. Seguimi, voglio costruirle un coltello di acciaio speciale. So dove trovare il ferro, ma la miniera è degli inglesi. Ti ci vorrà molto per estrarlo? No, un paio di mine avrò quel che mi serve. Però mi serve che tu faccia la guardia. Ti aspetto alla miniera, non lontano, appena fuori dalla tenuta. Calma.
Devo preparare dell'esplosivo. Non credo proprio che il botto farà contenti gli inglesi. Ne dubito. Sarà meglio che prepari qualcosa. Sembra che hai un po' di respiro. Oh merda, credo che stiano arrivando. Qualcuno nella miniera. Credo che stiano arrivando. Credo che stiano arrivando. Stanno rubando la nostra roba! Fermiamoli! Thank you.
Ce l'ho fatta! Andiamo! Credevi che non ti avremmo cercato? Fuori dai piedi! Indietro! O gli pianto! Sei ferito? Niente che non sia giusta. Grazie, straniero. Cosa facevano?
Questa gentaglia mi trascinava in giro per far vedere che fine fa un disertore. Ma scusa, tu chi sei? Connor. Un disertore, hai detto? Non mi piace granché combattere e amo questo paese. È tutto qui. Mi chiamo David Walsom. Gli amici mi chiamano Big Dave. Posso chiederti dove vivi, così quando passo ti ripago il debito? Potrebbe volerci un po'. Noi Fabri non facciamo molti soldi in questi tempi. La nostra comunità non è lontana. E avere un fabbro alla pianura ci farebbe molto comodo. Che ne diresti di spostarti a lavorare là? Così sarebbe più facile ripagarti. Perché no? Dave, come viene? Stai lavorando al coltello? Vorrei darlo a Miriam il prima possibile. L'acciaio che Norris ha fuso è straordinario. Mai vista una qualità simile. È che per lavorarlo i miei attrezzi non vanno bene. Quelli giusti non sono difficili da trovare. Un paio di botteghe a New York ce li hanno. Ci andrei io, ma con gli inglesi alle calcagna preferisco starmene qui, al sicuro. Ho alcune faccende da sbrigare a New York. Vedrò di comprarli la prossima volta che ci vado. Benissimo. Thank you.
posso fare per voi? Capitano è a caccia di quel disertore. Aspetta, com'è che si chiama? Big Red, giusto? Big Dave. Ha ammazzato tutta un'unità scappando. Mi sa tanto che Dave se la passerà brutta. Ecco gli arnesi che mi avevi chiesto. Ah, ottimo. Mi metto subito al lavoro. Norris non fa altro che girare qui intorno e chiedere del coltello. Volevo dirti che ho sentito dei soldati inglesi che parlavano di te. Ti stanno cercando. Lo immaginavo. Prima o poi dovrò vedermela con loro. D'aiuto, potete! Per... Dov'è tua madre? Seguitemi! Lasciami! Aiuto! Ti prego!
Allora ti piace prenderle! Ascoltatemi! Perché non mi ascoltate? Vattene. Non era necessario. Posso cavarmela da sola. Quando tornerà, mi tratterà due volte peggio. Perché stai con un uomo simile? Qui io ci vivo e ci lavoro. Ho comprato la casa facendo la sarta. Preferisco sopportare le sue scemenze piuttosto che buttare via tutto. E se ti dico che c'è un altro luogo dove puoi vivere e lavorare, libera da lui, che ne diresti? E il trucco? Nessun trucco. Il villaggio sta crescendo e ha bisogno di tutti. Ti offro lavoro e una nuova vita. Verrò a vedere se quel che dici è vero. Piacerà. Connor! Harris, ma che cosa ci fai qui? Voglio dare a Miriam il suo coltello. Mi accompagni? Certo. Perché esiti? E sono nervoso. Sono sicuro che la lama che le hai forgiato le piacerà. Cosa sto facendo? Regalare a una donna un coltello? È una cosa stupida. È un oggetto che apprezzerà e che le sarà utile. Oh, ma ormai l'ho fatto. Tanto vale darglielo. Ehi, Miriam. Salve, Norris. Salve, Connor. Vorrei fermarmi a parlare, ma ho promesso a Ellen un carico di pellicce in settimana e non ne ho neanche metà. Devo andare subito a caccia. Due cacciatori sono meglio di uno. Posso aiutare? Te ne sarei grata. Ti ho portato una cosa. Forse ti aiuterà. Ora devo proprio andare. Ti ringrazierò per bene quando torno. Ci vediamo. Troviamoci alla mia postazione più a nord, quando avrai preso la prima pelle. Thank you.
Andiamo. Andiamo. Il tempo del perdono è passato. Ti prego, non uccidermi. Non tornerò mai più. Mi dispiace. Mi dispiace. Non tornerò mai più. Lo giuro. Per favore, signore. Se non avessi avuto il coltello, quel verme mi avrebbe sgozzata. Il regalo di Norris è stato utile. E come? Devo ringraziarlo come si deve. Buongiorno, Connor. Ho lasciato alcuni scampoli di seta nella mia vecchia casa. Sono di valore, ma non penso sia saggio tornare là. Potrebbe scapparci il morto. Speravo potessi prenderli tu, se hai tempo.
bambina. Se avete visto. Avete visto la donna che lavorava qui? Era mia moglie. Strega! Oh no, ancora tu! I tuoi scampoli. Meraviglioso! Non è stato un problema, spero. Ho trovato tuo marito che parlava male di te. Quando mi ha visto è scappato. Oh, cielo! Il comportamento che mi aspettavo da quell'urido verme. Almeno sei riuscito a recuperare le uniche cose di valore che erano rimaste lì. Grazie, Connor. Scusate, posso appellarmi al vostro buon cuore perché diate pane e asilo a uno stanco viandante? Oh, viaggiatore da dove? Da oltre l'oceano, Londra. Inglese? Sappiate che non sono un uomo del re. Siete assai cortese. Grazie. Qui si lavora sodo per vivere, vecchio. Voi cosa fate, di preciso? Voglio portare la parola di Dio a coloro che cercano la salvezza, non a quelli che già ce l'hanno. Un punto non condiviso dalla corona. Dio sa che alcuni di noi ne hanno da confessare. A me e a Holly manca la messa domenicale. Maria dovrebbe leggere la Bibbia. Impegnandoci tutti potremmo costruire una chiesa. Se voi ne sarete il pastore. Connor? Benvenuto, reverendo... Padre. Padre Timothy. Grazie. Con questo costruirò una bella chiesa.
Ti sono molto grato. Passa una buona giornata. Grazie a Dio! Prudence, stai bene? Che ci Connor! Fai qui nella foresta? Grazie a Dio! Il bimbo sta nascendo! Dobbiamo portarti dal dottor White. No, non posso! Prendi il cavallo, portalo qui! Vai! White, venite con me, subito. Cosa c'è? Prudence ha le doglie nella foresta. Nella foresta? Che diavolo ci faceva là fuori? Che importanza ha? Avvisiamo Warren. Ora. Ora. Warren, ci sei? Dimmi come ti è sembrata. Soffriva molto. Non riusciva quasi a muoversi. Era pallida? Perdeva sangue? Mi pare di no. Forse arriveremo in tempo. Dobbiamo sbrigarci. Salve, dottore. Per ora me la sto cavando. Sta bene, dottore.
No, non sta bene. Sta partorendo. È qui, a quanto pare. Eccolo qui. È in buona salute, direi. E ha dei gran polmoni. Non per mettervi fretta, ma dobbiamo portare sia te sia... Ha già un nome? Hunter. Scusa, non vorrei disturbarti, ma volevo chiederti una cortesia. Quando hanno bruciato il carro, ho perso quasi tutti gli arnesi. Ho degli attrezzi di ricambio nella mia bottega a Boston, ma, come sai, non sono il benvenuto da quelle parti. Se per te non è un problema, mi aiuti a recuperarli? Che posso fare per te? Guardarmi le spalle mentre li recupero. Vediamoci a Boston alla mia vecchia bottega. Che bello vederti. Cerco di evitare lo sguardo dei miei vecchi vicini. Finora tutto bene. Sono più tranquillo con te qui. E per il resto come va? Oh, bene, credo. Le cose non vanno mai come speri, ma è la vita. Già, ma a che ti riferisci? Sai... Tu fai dei piani, ma va tutto male, non riesci ad ingranare. Giri un po' a vuoto. Pare che tu abbia infilato una serie di sventure. Passerà. Che ci fate qui? Spazzo i miei gradini, se non vi spiace. Da quando sono i vostri gradini? Da quando li ho comprati 3 settimane fa. Da chi? Dal padrone, tramite l'apprendista. Il padrone ha lasciato la città, ma a voi che importa? Sono io il padrone!
Non più, amico, mi spiace. Meglio se parlate con il vostro apprendista. Passa un sacco di tempo al pub, ma sono certo che già lo sapete. Patrick. Lance! Patrick, come ti sei permesso di vendere la bottega? Ti avevano cacciato via, pensavo di non vederti più. Così ho venduto tutto. Bottega, arnesi. Peccato. Comunque, è stato bello vederti, ma devo andare. Stammi bene, Che verme! Gli attrezzi sono l'anima di un carpentiere. Non si vendono mai. Li avrà nascosti da qualche parte. Allora seguiamo. Il Vlaug è lieto di annunciare l'apertura di una nuova sala da pranzo. Qualunque sia l'occasione, voi portate gli ospiti e allo spazio pensiamo noi. Recente serie di incidenti, una nuova legge locale impone il controllo annuale dei tetti in tutta la città, opera di artigiani qualificati. Dilettanti, amatori e pubblico interessato, domani, vicino al campanile, il figlio di Toby Long, Goffrey, dimostrerà l'uso della sua ultima rete gigante per la cattura di oggetti in caduta libera. A seguito della recente serie di incidenti, la nuova legge locale... Beh, sempre meglio di niente. Grazie. Ancora non ci credo. Mi ha venduto la bottega. Ci vediamo alla tenuta. Connor! Connor!
Connor! Quell'idiota del... Vieni a prenderti quello che ti meriti. Te ne farò pentire. Ellen e Maria, tu le lasci in pace. Lo dico io, lo dicono quelli dietro di me. Ti avverto, se ti vedo ancora una volta su queste terre, io ti ammazzo. Puoi tenertele. Grazie di cuore, a tutti. Nessuno ci aveva mai aiutato prima d'ora. Sappiamo difenderci, Ellen. Ora questa è casa mia. Troverò il modo di sdebitarmi con tutti, lo prometto. Amico mio! Norris, cosa fai? Ha detto sì! Miriam! Ci sposiamo! Ti avevo detto di non toccarlo, Norris! È vero? Sì! Adesso che lo sai, posso parlarti? Abbiamo parecchio da fare. Ma certo, cosa devo fare? Ho una faccenda da sbrigare. Andiamo alla locanda. Norris è molto legato alla tradizione. Miriam non sa dove sia suo padre. E speravano che tu potessi fare la sua parte alla cerimonia. Non ho molta familiarità con i riti nuziali dei coloni. Oh, devi soltanto accompagnarla all'altare, come avrebbe fatto suo padre, e affidarla a Norris. Ne sarei onorato. Ottimo. E ora il resto. Un matrimonio è una brutta bestia, e per andare a buon fine richiede lavoro tuo.
Warren e Prudence penseranno al cibo. Helen cucirà loro i vestiti giusti. Big Dave forgerà le credenziali. Io officerò la cerimonia e Oliver e Corinne ospiteranno il banchetto. È davvero molto. Cominceremo da qui. Connor. Pare che sia tutto pronto per il gran giorno. Sì, però io non riesco a trovare Miriam. Starà controllando che sia tutto perfetto. Vado io a cercarla. Sposarti, amico. Lasciami in pace. Perché scappi? Lasciami in pace! Non sono una massaia! Nessuno lo pensa! Ma finirò per diventare! Puoi baciare la sposa.
Ehi, Connor, ti stai divertendo? Sì. È bello vedere tutti insieme e felici. Guarda quei due. Che meraviglia. Norris è uno dei miei migliori amici e non avrebbe potuto trovare una donna migliore. Bravo! Talvolta capita che due persone siano fatte l'una per l'altra. Norris e Miriam sono stati fortunati. Fortuna a cui ha dato una mano Connor, giusto? Ho solo aiutato Norris a trovare il coraggio. Il resto è venuto da sé. E il mio piccolo fratellino Joseph lo buttò nel fiume. Connor, stavamo ricordando i nostri matrimoni. Momenti vivaci, mi pare. Vivaci? Più che nozze, sono state risse. Chiamare Joe piccolo è come chiamare me il grosso. Quello è una montagna. Mio fratello litigò con una delle cugine di Terry. Un piccolo screzio causato dal programma di ballo di un'altra. Dirò solo che la cugina di Terry si prese uno spavento del diavolo. Poverino. Là, seduto su un tronco, tutto bagnato, mentre Joseph piroettava con il suo amore. Gli ha fatto bene. Ha imparato che le cose buone non si ottengono facilmente. Scusatemi, tutti quanti. Grazie. Non vi tratterrò a lungo. Volevo presentare una cosa a Connor e a voi tutti. Un giorno dissi che mi sarei sdebitata con tutti voi per il coraggio che avete dimostrato difendendomi. E questo è il mio dono per voi oggi. Questa bandiera simboleggia la nostra forza e la nostra unità. E spero sarete fieri di farla sventolare sulle vostre case e sulle vostre botteghe. Sarò lieta di farne una per ognuno di voi, se lo desiderate. Ma questa è per te, Connor. Grazie. Connor, ti posso parlare? Che ne pensate della nostra piccola tenuta, dottore? È molto bella. Per fortuna mi hai trovato. Ma la verità è che la gente al di fuori della comunità mi evita come la peste. Non capivo perché, ma poi un corriere mi ha portato questo. Gli inglesi mi avevano ordinato di non curare né i patrioti né i loro sostenitori. Mi sono rifiutato. Così mi hanno distrutto la reputazione.
Questo mi dice che la campagna diffamatoria non è finita. Se le cose non cambiano, dovrò andarmene per forza. Abbiamo bisogno di voi. Farò il possibile per stroncare queste menzogne. Per prima cosa trova il corriere che mi ha portato questo. Arriva da Boston. Sono qui per conto del dottor White. È ora che questa campagna contro di lui finisca. Chi mette in circolazione le notizie che lo diffamano? Io sto con voi, amico mio. Il dottore mi ha curato la gamba, è come nuova. I pamphlet li distribuiscono degli strilloni che girano per Boston. Grazie, ma di solito prendo di più. Tutti ne parlano! Leggete i dettagli del dottore dal tocco mortale! Non è molto, ma vi ringrazio. Salvate i vostri cari dal dottor Morte! I vostri cari dal dottor Morte! Domani, vicino al campanile, il figlio di Toby Locke. Non è molto, ma vi ringrazio. Dove si trova l'uomo che stampa i pamphlet? Sentite, c'è un tizio che mi paga per vendere questi giornali. Finché caccia i soldi, io faccio quello che mi dice lui. Affidatevi ai servizi di Tom Harley. Così dormirete sotto.
quello che vi serve per... Il villaggio di Bethlehem nel New Jersey è alla ricerca di un pastore, di un fabbro e di un dottore per la sua popolazione sempre in crescita. La paga purtroppo è minima. È splendido, Achille. Altro che. Ho trovato il dipinto giusto da appendere sul camino. Si trova a New York. Se sei libero, ti chiederei di andare a prenderlo. Sicuro? Bene. Potrebbe non esserci più. La casa in cui si trovava è stata distrutta dal grande incendio. In quel caso, pazienza.
Sarebbe bruciato se non fosse stato qui. Achille sarà contento. Ho il dipinto che mi avevi chiesto. Ti aiuto ad appenderlo? Magari non ora. Non perderai la gamba, te lo prometto. Ma ti farà male. Honor, non posso curare tutti questi in tempi ragionevoli. Serve aiuto, da te, da tutti. Forse so chi può darvi una mano. Diana, vieni con me. Mi serve aiuto. Certo. Qual è il problema? Il dottor White è impegnatissimo e gli serve una mano. Ma io non sono un dottore. Forse no. Ma ho visto come accudisci le persone. Diana, perfetto. Dicono che hai il tocco del guaritore. Controlla questo ragazzo. Connor, aiuti i due signori là fuori? Grazie, capo. Ottimo lavoro. Me la caverò. Grazie, capitano. Così va meglio, signore. Grazie. Ho preso una scheggia nella spalla. Che sfortuna. Grazie, capitano. La corda mi ha bruciato le mani. Succede. Grazie. Ben fatto, Connor. Ma tu, Diana, sei stata bravissima. Beh, grazie, dottore. Non ho mai studiato o fatto pratica. Forse no, ma hai un ottimo istinto e il tocco del guaritore. Se hai il tempo, sarei felice di averti qui ad aiutarmi in modo più regolare. Katrin potrebbe guardare lei i bambini ogni tanto. E se non può, troveremo qualcun altro.
Connor! Che succede? Ho beccato questo qui vicino alla locanda. L'ho interrogato e salta fuori che cerca un disertore di nome Big Dave. Dice di essere solo. È così? Sì, sono solo! Lo giuro! Un altro, Connor. Se lo va a dire ai suoi superiori. Un altro, Connor. Se lo va a dire ai suoi superiori, sono spacciato. Dov'è? Quel codardo mi ha dato un calcio nelle palle e ha accecato Dave con della sabbia. Ormai è scappato. Non va bene, Connor. No. Presto avremo delle visite. Dovranno passare sui no... Connor! Connor! Arrivano, David. Dobbiamo prepararci. Chi arriva? Giubbe rosse. Vogliono processare David per tradimento. È giustiziarlo, non c'è dubbio. Connor, felice di vederti. Voglio mostrarti una cosa. Della polvere da sparo. Perché non preparare un'imboscata in caso di bisogno? Saranno più o meno il doppio di noi. Arrenditi e presentati alla corte marziale con l'accusa di tradimento e diserzione. Questa guerra non è la mia. Lasciatemi stare.
Mi spiace, io ho portato la violenza in questo luogo. Sappiamo difenderci. Gli inglesi non rischieranno altri soldati solo per un disertore. Adesso sei libero. Scusa, Connor. Ti capita mai di passare da New York? Te lo chiedo perché aspetto un pacco dalla Francia ed è molto in ritardo. Ho scritto al portalettere e non mi ha ancora risposto. Forse potresti controllare tu di persona se capiti in città. La prossima volta che ci vado lo farò. Manda Lance O'Donnell per un pacco proveniente dalla Francia. È stato ritirato dal suo apprendista un paio di giorni fa. Tale Patrick O'Hara. Patrick O'Hara non è più apprendista del signor O'Donnell. Sai dove posso trovarlo? Certo, in questi giorni bazzicava per il porto. Secondo me lo trovate lì. Qui. Prendete le pagine e nascondetele. Non lasciate che quel tizio ve le rubi.
Ecco i tuoi piani. Per cosa sono? Li hai trovati! Questo, Connor, è il progetto di una sedia pieghevole! Geniale! Non te ne pentirai! Vecchio. Achille. Che c'è? Achille se n'è andato. Mi dispiace tanto. È morto in pace e con dignità. Vuoi un funerale? Sì. Prepara qualcosa di adeguato. Io mi occuperò della tomba. Puoi radunare tutti? Connor, se leggi queste parole, significa che non sono riuscito a dirti addio e non ho trovato il momento giusto. Ti lascio la mia terra e tutte le sue risorse. So che hai compreso come questo luogo abbia assunto un grande significato. Una comunità che serva da esempio per ciò che questa nazione potrebbe diventare. Ma più diventerà grande e forte, più sarà fragile e difficile da difendere.
Spero che i tuoi amici che stanno contribuendo alla nascita di questo paese lo capiscano. La tua incrollabile tenacia e la tua onestà ti hanno assegnato un pesante fardello che nessun uomo dovrebbe portare. Ma se c'è qualcuno in grado di farlo, sei tu. Hai dato a un vecchio la speranza che non tutto è perduto. E te ne sono grato. Ti chiedo di seppellire le mie ossa sulla collina accanto all'acqua. Non vi è altro luogo in terra dove vorrei riposare. Sono felice di averti conosciuto. So che guiderai questa terra e la sua gente verso un futuro migliore. Il tuo confratello. Le preghiere non sono adatte a questa occasione. Achille non era un uomo di Dio, comunque non del mio Dio, ma credeva in una forza che ci guida. E ora riposa in pace. Dobbiamo esserne lieti. Seppelliamo il suo corpo qui, sul colle dove ha trascorso la sua degna e onorabile vita, perché sia ancora quella presenza confortante, il vecchio sulla collina, che tutti noi abbiamo amato. Ognuno di voi ha avuto a che fare con lui e ne ha ricordi unici, e vi imploro di tornare qui quando vi sembrerà opportuno per condividere tali ricordi con gli alberi e le acque. Achille, ci mancherai, ma sarai sempre con noi. Va pure, vecchio, dove la tua anima finalmente avrà riposo. Sarai fiero di me, vecchio.